La protesta è sfilata a Londra martedì scorso in vista del G8 di lunedì prossimo che si terrà in Irlanda del Nord. Gli 8 paesi più industrializzati del mondo sono un gruppo troppo opaco, secondo il parere di una manifestante. Non possono riunirsi come quando vogliono, è una questione di trasparenza. Dobbiamo sapere perché prendono decisioni che riguardano tutti noi. Padrone di casa del vertice, il premier britannico David Cameron, qui con il suo omologo canadese Stephen Harper. Cameron ha messo in cima all'agenda l'evasione fiscale, divenuta un tema di forte attualità in seguito a scandali recenti. Secondo Tax Justice Network, a livello globale l'evasione fiscale costa ai governi 2.300 miliardi di euro l'anno, mentre ammontano a 24.000 miliardi i beni nascosti nei paradisi fiscali. Quanto all'Unione Europea, le tasse sottratte al fisco dei Paesi membri ammontano a 1.000 euro. Una situazione intollerabile, soprattutto per i cittadini, che stanno subendo le conseguenze delle misure e delle politiche di austerità. Al suo arrivo al vertice informale dello scorso 22 maggio a Bruxelles, David Cameron si è impegnato a portare la questione al G8. Dobbiamo assicurarci del fatto che le imprese paghino tutte le tasse. Per ottenere questo ci vuole collaborazione internazionale e scambio di informazioni. Metterò questo tema al centro del G8 ed è importante che anche l'Unione Europea faccia altrettanto. Strategie di ottimizzazione fiscale. Così si chiama l'escamotage utilizzato dalle multinazionali per pagare imposte bassissime in paesi dove realizzano ingenti profitti. Questa la dichiarazione del cancelliere tedesco Angela Merkel. Faremo in modo che le imprese paghino di più nei paesi dove hanno sede, ha dichiarato al vertice europeo di maggio, e per fare questo dobbiamo combattere i paradisi fiscali. Giganti mondiali come Starbucks, Apple, Google e Amazon sono stati accusati di pagare importi ridicoli sia in Europa sia negli Stati Uniti, senza per forza aver violato la legge.